Sì, inutile dire che per me è un grandissimo onore poter esporre le mie opere, quella che è stata la mia ricerca all'interno di un calendario e di un evento così prestigioso come il 50° anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace. Un evento che si sposa poi perfettamente con quella che è la mia ricerca, che è appunto sulle raffigurazioni dei miti, dei personaggi e delle varie personalità che hanno contraddistinto poi l'epoca magno-greca. Ad oggi appunto quello che porto in questa mostra non sono solo delle opere, ma è il frutto di una ricerca nata tantissimi anni fa, quando comunque ero molto piccolo all'interno del laboratorio di famiglia, quindi con mio padre, appunto nasco prevalentemente come orafo, ma tutta la mia forma mentis poi è cresciuta e si è evoluta appunto con tutte le arti visive e quindi appunto pure con la scultura, quello che vado a rappresentare adesso anche una correlazione, un connubio tra quelle che sono le due discipline, appunto l'orificeria e la scultura. E sono tutte storie, tutti i miti che mi hanno comunque affascinato. È un'epoca che amo e che mi affascina tantissimo. A prescindere, questo trascende dal fatto che sono calabrese, perché è un'epoca bellissima e di questo a maggior ragione sono calabrese, ne vado orgoglioso. Poi ristudiarla, cioè rileggerla, approfondirla, mi ha dato la possibilità anche in una chiave di lettura diversa e personale di immaginare quelle che sono state le varie sfaccettature, come nel caso appunto del faillo, comunque che è rappresentato con l'elmo e lo scudo, quindi simboli di guerra, ma rappresentato ad oggi è arrivato a noi come un uomo di pace, però un uomo che era di difesa, non di attacco, quindi una chiave di lettura diversa di difesa e non di attacco, come tante altre rappresentazioni che ho voluto fare con una chiave di lettura comunque personale. Sono tutti i miti che appunto mi sono vicini, a cui sono molto legato, anche per quanto riguarda le divinità. Sono cose a cui sono stato sempre legato, ma che non hanno mai avuto un'immagine, come nel caso di Gea, che è la prima divinità, è legata alla terra, legata all'immaginario di quella che è la natura, la vita, quindi anche la mamma. Quindi sono tutte, diciamo, figure a cui sono molto legato, e se dovessi pensare di proseguire un percorso, una ricerca legata a delle divinità, come non iniziare dalla prima? La grande partecipazione di questa sera rivela che c'è tanta attesa, c'era tanta attesa, ma soprattutto c'era voglia di ammirare il bello che vediamo nelle opere di Antonio, che un ragazzo, nel corso della conferenza stampa lo abbiamo sottolineato, un ragazzo di 26 anni che ha voluto non seguire le tracce del padre, ma seguire l'ispirazione di una famiglia, di un marchio che ci rappresenta a livello mondiale. Ospitare all'interno della nostra Pinacoteca una mostra di tal livello vuol dire anche valorizzare il nostro patrimonio culturale. Chi arriva in Pinacoteca, oltre che ammirare le bellissime statue che qui saranno custodite fino al 9 di settembre, avrà la possibilità di ammirare forse delle opere che non conosceva: Tavolette di Antonello da Messina, il ritorno del figlio del prodigo di Mattia Preti. Quindi abbiamo raggiunto un doppio obiettivo, quello di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, della nostra regione, come Antonio ha affidato, ma soprattutto valorizzare e mettere in vetrina le cose più belle che abbiamo, in questo caso le nostre opere d'arte, il nostro patrimonio culturale. A me ha colpito molto lo stile e la personalità, l'interpretazione di personaggi del periodo greco, dove non si conoscevano i volti, e lui è riuscito
ad interpretare il volto in base alla lettura, in base alle gesta di questi guerrieri o di questi filosofi. Quindi è stata un'interpretazione, secondo me, molto riuscita, personale, ed è ovviamente il risultato, il prodotto di anni di lettura e quindi di cultura. Il padre Michele sicuramente gli ha insegnato l'uso dei materiali, i segreti, le tecniche che magari in altre scuole non gli hanno insegnato, o gli hanno insegnato un trucco che il maestro magari i maestri hanno tutto per sé. E lui è riuscito quindi a coniugare, già nelle mani ha l'esperienza del padre e la preparazione, la cultura storica per poter interpretare queste opere e nuove opere. Quando si arriva a questo livello, quando si arriva a questo target, già le scelte di campo sono state fatte, già siamo ad un alto livello, e quindi questa è promozione della cultura calabrese. L'Antonio è un esempio da seguire. Bisogna andare contro le mode, è andato contro le mode. Qualunque altro artista si sarebbe messo a fare cose astratte, a inseguire sogni americani. Antonio ha trovato una sua strada, e secondo me è una strada che porta non lontano, lontanissimo, perché è una strada della riappropriazione dell'identità culturale della nostra terra. Quindi io sono completamente ammirato e batto le mani ad Antonio Affidato. Ha deciso di scommettere sulla Calabria. Io sì, io ci ho scommesso già 35 anni fa, quando ho iniziato la mia attività, quando ho aperto la mia piccola bottega di oreficeria. Oggi Antonio anche intraprende il suo percorso, sempre nella mia attività. Noi abbiamo sempre scommesso la nostra Calabria, perché noi crediamo in questa terra, abbiamo sempre creduto nelle sue potenzialità, perché ce ne sono veramente tante. E in Calabria si può fare impresa, anche in Calabria, perché ci sono tante attività che sono importanti in tutto il mondo. Dobbiamo essere forse un po' più uniti, trovare nuove sinergie, avere più unione, volerci anche bene, devo dire. Noi abbiamo sempre lavorato portando sempre il nome della Calabria in giro per il mondo, l'abbiamo fatto in vetrine importanti, quale anche quella del Festival di Sanremo. Mi fa piacere che Antonio abbia scelto innanzitutto di ritornare nella nostra Calabria e abbia scelto di voler rappresentare quelle che sono state le nostre culture.